about you, who should take me home tonight? Vieni che ti leggo la mano. Prevedo una grande stagione 2015-2016 per questo personaggio mitico Solange. Vai, ma sei diventata una maga. Vero? No, ti seguo, sto prendendo un po' i tuoi poteri, perché tu hai dei poteri, te, che lui riesce a vedere dentro le persone. Sei bravissima. Sono felice perché ogni volta che ti incontro è una ventata di gioia. Io cerco di guardare sempre Planet TV perché è il pianeta della musica, del lavoro, ma è vero, non lo dico per... E siete molto bravi, tu e il dottor Vigiani siete fantastici. Ci conoscete dalla vita, dottor Marco, ma e io allora ti seguirò tutto questo inverno sulla Rai, perché è vero, si può dire? Sulla Rai 1 dalle 15 alle 16 con la Leofredi, famoso processo dove ci sono vari personaggi che commentano. Poi esce un libro che ho scritto a quattro mani con Laura Valle, si chiama Le altre me. Ed è un libro più forte di 50 sfumature di grigio. Ah, è un po'. Quindi è un po' luci rosse. È un po'... Sì, però c'è anche il sentimento, l'amore, la dolcezza. È la storia di Marta, una donna che ne combina di tutti i colori e si confida con me e io gli do suggerimenti per andare avanti con la vita positiva. Anche dei suggerimenti sessuali, dai. Vabbè, tutto da leggere, leggiamolo. Come si chiama, detto? Le altre me. Sarà in tutte le librerie verso la fine di ottobre. Di pubblicità non guasta mai. È tutto da scoprire, il libro e Solange. Grazie. Bello, bello. Viva Plant TV, viva te che sei straordinaria, viva il, come si chiama, Marco. Pippo Baudo. Ah no. L'ho inventato io. Plant TV grande, Solange, all'Italia Panterai. Grazie, ti voglio bene. Grazie. Come cingi te non mi ha mai cinto nessuno. Ballo. Ma sono una pupa? Io sono un po' secchiona. No, più secchiona. Tu invece mi sa che in questi 10 anni sei diventato più cupo. Sì, sto frequentando locali, sì. Ho buttato una laurea per alle ortiche, no vabbè. La pupa e il secchione. Sì. Chi è la pupa e chi è il secchione? La pupa è lui, il secchione si deve. Il pupo è la secchione. Dice che ormai in questi ultimi anni è più pupo, quindi ha buttato una laurea. E però magari usi meno il cervello, ma magari ultimamente sei molto più qualche ora. Sì, la bocca perché mangio parecchio. Grande Monti, il famoso Monti. Lo ricordate? Il vincitore. Tutta Italia guardava questo personaggio che faceva divertire l'Italia. Vero? Sì, credo di sì. Vero, cosa fai? E ora vado a giro per locale. Faccio il pupo. Bello lì due. Molto. Davvero un'apertura straordinaria per un locale straordinario di Montecatini, per una città straordinaria come Montecatini. Ci vorrebbe delle serate così tutte le sere. Hai ragione. E personaggi come Monti tutte le sere in tutti i locali. Continuiamo, Planet TV. Grazie a voi.